Generalmente il consumatore non è molto informato non soltanto sulla carne, ma tutti i problemi dell'alimentazione. In realtà è investito da una serie di informazioni che i media rovesciano su di lui e poi ci sono anche messaggi contrastanti che arrivano dalla pubblicità e infine il web fa la sua parte fornendo una serie di informazioni non corrette e alla fine quello che succede è che il consumatore appare spesso sconcertato davanti a quello che sta succedendo e assume alle volte delle posizioni appunto dettate soprattutto non tanto dalla razionalità o dalla conoscenza del problema, quanto soprattutto dalla ideologia o dall'informazione che può arrivare da qualcuno influente, insomma, ecco. Quello che c'è da fare è cercare di fare uno sforzo di informare correttamente i cittadini attraverso canali ufficiali, anche perché non possiamo dimenticare che i ministeri, le istituzioni pubbliche spesso pubblicano o danno delle informazioni corrette. Queste informazioni non so, di solito non fanno molto presa sul cittadino, mentre invece fa molta più presa la notizia allarmistica. Che può essere data, non so, ad esempio si dice che il glifosato è pericoloso, si trova nella carne. Questo è veramente difficile che la cosa avvenga, oppure che la carne sia piena d'ormoni. Questo assolutamente non è vero perché ci sono delle norme molto precise che impediscono l'impiego di ormoni nelle carni. Abbiamo tutta una serie di informazioni che effettivamente portano fuori strada il consumatore e che invece bisognerebbe informare, non parlo di educazione, ma di informazione corretta anche attraverso i messaggi pubblicitari che molto spesso sono il biglietto da visita delle aziende e che non sempre invece vengono utilizzati nel modo corretto. Dobbiamo ricordare che esiste il regolamento 1169 del 2011 che tutti quanti lo ritengono un il regolamento sull'etichettatura, mentre invece quello che c'è scritto su questo regolamento, il titolo stesso è informazione ai consumatori. È una cosa estremamente importante questa, perché l'Unione Europea si è resa conto che i cittadini mangiano male e ci sono dei problemi legati proprio alla scarsa conoscenza del cibo e per questo ha fatto questo regolamento, in cui sostanzialmente dice alcune cose che forse vengono disattese, cioè per esempio, cioè, le cose fondamentali sono essenzialmente che il consumatore deve sapere il valore nutrizionale di quello che mangia, quindi grassi, proteine, acidi grassi saturi, acidi grassi insaturi, zuccheri, sale, cioè quegli elementi che possono in qualche modo creargli qualche problema. E poi l'altra cosa importante è un fenomeno molto, molto serio, che è quello delle allergie, e quindi il consumatore deve essere informato e sapere con precisione quali sono i costituenti di un alimento in modo che possa prevenire eventuali danni dovuti alle allergie. Difatti è previsto che venga indicato l'elenco degli allergeni. Ora, è un qualcosa di molto complicato che comprende ovviamente anche le carni, il latte, le uova, tutti gli alimenti, sia di origine animale che di origine vegetale, ma sostanzialmente quello che bisogna che il consumatore sappia è che quello che mangia non gli fa male. Il consumatore ha paura della carne rossa a seguito di una serie di allarmismi, secondo a mio avviso ingiustificati, l'ultimo del quale è stato l'anno scorso anno per quella dichiarazione che è stata attribuita all'OMS, ma in realtà è un'indagine che ha fatto lo IARC, è un'agenzia dell'OMS che si occupa di ricerca sul cancro, la quale ha considerato che in un certo tipo di carne cotta in un certo modo possono esserci delle sostanze cancerogene. Sono le stesse sostanze cancerogene, per esempio, contenute nel fumo del tabacco, sono contenute anche nella stessa, negli, se uno cuoce il radicchio o qualche altra cosa alla brace, ci sono queste sostanze, però in realtà quello che è stato visto, prendendo come punto di riferimento delle popolazioni forti consumatrici di carne, soprattutto carne cotta magari alla brace, come sono negli Stati Uniti, in cui è stata fatta questa considerazione. Però dobbiamo, e nessuno però dice che gli studi fatti, che non abbiamo nessun dato riferito all'Italia, a
Abbiamo dati riferiti a dei paesi forti consumatori di carne rossa, e in particolare negli Stati Uniti, come dicevo, in cui la carne rossa supera i 100 kg a persona all'anno, mentre da noi siamo molto meno di 30 kg, intorno ai 27 kg.